darei subito la parola a Alessandro Galimberti dell'Università Cattolica di Milano, che ha l'ingrato compito di aprire questo incontro. Buonasera a tutti, naturalmente un piacere essere qua e presentare questo libro di Umberto Roberto e soprattutto avere l'occasione di dire due parole su argomenti che molto probabilmente sfuggono un po' anche all'attenzione generale. Allora, a me sembra innanzitutto che questo libro abbia un gran merito, e cioè quello di offrire un grande pubblico la lettura del libro, è assolutamente scorrevole e piacevole, dicevo, quello di offrire a un grande pubblico una ricostruzione, nello stesso tempo rigorosa, cioè da storico accademico, e avvincente, di vicende che di per sé non sono affatto facili da comprendere, e in generale di un quadro storico che si presenta, anche alla luce ovviamente degli studi, molto complesso. Il libro innanzitutto ha un merito dal punto di vista così storico, quello di spazzare via anche certi luoghi comuni, cioè spesso il V secolo d.C., che è appunto il secolo famigerato, oserei dire, data 476 d.C., identificata universalmente come la caduta dell'impero d'Occidente, non sia affatto un secolo di decadenza, ma abbia delle cesure precise e abbia dei momenti, quelli messi particolarmente in luce da Umberto Roberto, in cui la città, anche di fronte a disastri dell'enorme portata, come sono appunto i sacchi di Roma, è in grado di riprendersi, e di riprendersi anche molto bene. Certo, questo sarà valido fino a un certo punto, cioè sostanzialmente fino al sacco del 455, per poi invece essere, come dire, ma impossibile questa ripresa con l'ultimo sacco, cui lo storico antico ovviamente presta particolare attenzione, cioè quello del 472. Ecco, direi che questa dinamica nel libro viene fuori molto bene. È il libro appunto di uno storico che però qua e là dimostra anche di saper allargare il raggio e di fare anche una sorta di storia della mentalità. Ci sono naturalmente molti temi, è un libro di storia e quindi affonda le sue radici in un fatto storico ben preciso, cioè il primo sacco della città, che è quello gallico, l'opera appunto dei Galli Senoni di Brenno, nel 386 a.C. Da qui il libro prende le mosse e attraverso una lunga cavalcata si arriva poi al IV secolo d.C., a partire l'esattezza dalla battaglia di Adrianopoli nel 378 d.C., nel secondo capitolo, per poi affrontare il terzo e il quarto capitolo in successione, appunto, i sacchi prima del più famoso, diciamo, sacco del 410, quello di Alarico, e poi quello del Vandalico, appunto, di Genserico nel 455. Chiude questa prospettiva l'ultimo sacco, cioè quello del 472, con Ricimero. La seconda parte del libro invece si occupa, diciamo, della parte della decadenza vera e propria, in coincidenza con il VI secolo della città di Roma, ovviamente, in coincidenza con la guerra greco-gotica. E infine un ultimo capitolo riguarda appunto il sacco della città del 1527 dei Lazzichenecchi. Sì, questo di Umberto Roberto è essenzialmente un libro di storia, un bel libro di storia che è strettamente legato ad eventi, a una precisa tipologia di eventi che vengono letti come cesure storiche, sia pure in una prospettiva di rotture, successive ricuciture in un processo più che millenario.
e una lettura estremamente attenta, improntata a una precisa ermeneutica, un'ermeneutica della discontinuità intorno a un luogo simbolo che viene analizzato però sia come emblema per chi di Roma non è, e soprattutto viene vissuto, viene presentato, viene analizzato pagina dopo pagina nella sua fisicità, nella sua contingenza e nella sua concretezza. E penso questo sia l'aspetto più significativo e più interessante di questo libro, è proprio la lettura dall'interno, è una lettura intradiegetica degli eventi, ed è quasi come se il professor Roberto ci presentasse i sacchi di Roma attraverso gli occhi delle vittime, quando è possibile, attraverso le parole dei mediatori, attraverso i tentativi di difesa così disperata delle lunghissime mura di Roma, e attraverso questi tentativi a volte almeno di salvare il maggior numero di vite possibile di fronte ad eventi che a un certo punto non si possono più controllare né guidare in nessun modo. Ed è estremamente significativo il fatto che questi eventi, questi fatti, vengano letti e riletti anche in un'ottica di storia della mentalità, cercando di far emergere come le persone all'interno di Roma stessa li abbiano vissuti e li abbiano mantenuti e fatti vivere all'interno della loro memoria, come traumi sicuramente, ma anche spesso come motivi per avviare una fase nuova, come rotture, che sono rotture che danno inizio a una nuova vita, a una nuova parte di sé che si protrae poi attraverso i secoli. In questa prospettiva il Sacco dei Galli, di cui parlava il professor Galimberti prima, è una sorta di antecedente, un fatto rovinoso che rimane nella memoria dei romani, quasi come una possibilità tragica che questo possa accadere di nuovo. È un segno e una consapevolezza di debolezza di questa città così larga, così grande, così potente, ma che in fondo è minata fin dall'origine dalla possibilità che qualcun altro da fuori possa venire e possa saccheggiarla, possa portare via tutta quella ricchezza che a Roma è arrivata non da lì, ma da tutte le altre parti del mondo. E questo quindi è un fatto che rimane sullo sfondo, un fatto sulla memoria. In realtà il libro di Umberto Roberto poi parte dall'epoca che è la sua, quella che gli è più cara, più, penso anche più intimamente congeniale, e che è l'epoca tardantica. In particolare dal V secolo, questo secolo così chiave per la storia di Roma, ma anche per la storia del Mediterraneo, dell'Occidente, della cristianità in generale. Ecco, la parte che riguarda questo lungo periodo inizia con parole che sono quanto mai appassionate, e scrive Umberto Roberto: Roma all'inizio del V secolo era bellissima. Le impressioni dei visitatori in quegli anni, che a torto si considerano di decadenza, concordano. Lo spettacolo della città è una meraviglia senza pari. La sua bellezza è non solo un piacere che rapisce gli occhi e confonde i sensi degli imperatori, dignitari, poveri e pellegrini. È un'esperienza che riempie l'anima e ravviva l'orgoglio di quanti si proclamano ormai. Si potrebbe continuare perché il libro è davvero ricchissimo e estremamente interessante. Ecco, queste due letture, quindi quella con gli occhi delle vittime, con gli occhi dei romani, e la lettura invece globale che ricollega i singoli episodi alle cause generali a cui sono dovuti, è resa possibile dalla lettura che Umberto Roberto dà di Roma, che è una lettura estremamente generale, estremamente suggestiva, quella di Roma città aperta. Concludo, e scrive che tutto questo è possibile perché la natura originaria di Roma è quella di una città cosmopolita e aperta, di spazio sacro in quanto centro della cristianità, di memoria vivente della cultura antica e del suo patrimonio di valori. Quindi le due dimensioni delle due letture si ricompongono nel dire che cos'è effettivamente Roma nella sua lunghissima storia, direi fino ai giorni nostri. Inizio ringraziando Maurizio Calì per l'evento, per l'organizzazione di questo evento così bello, e i due relatori, Alessandro Galimberti e Renato Barbarani, anche per gli stimoli molto suggestivi della lettura che hanno voluto dare. Non aggiungerò molte cose, rimandando, spero, alla lettura, e tuttavia vorrei dire qualche cosa sulla genesi del libro. La casa editrice La Terza sta da tempo pubblicando volumi su il destino di Roma vinta, di Roma sconfitta.
mio volume in particolare segue di poco quello di Brian Ward Perkins sulla fine dell'impero romano d'Occidente. Anche lì è una visione apocalittica del rapporto tra romani e barbari. C'è il volume di Giusto Traina su Carre, un altro momento di grande sconfitta per Roma nel suo confronto con i parti, quindi con l'Oriente. A me si poneva un problema che però era per la mia diciamo storia di studioso molto stimolante, cioè affrontare questa dinamica di scontro tra romani e barbari che ormai ha una storia degli studi secolari e che ultimamente, dopo anni di analisi del fenomeno come graduale trasformazione, integrazione tra popoli, anche attraverso elementi diciamo di effettivamente di scontro violento, però ecco, alla genesi dell'Europa alto medievale, alla fine della tarda antichità, concorsero diversi popoli che avevano in comune la volontà di integrarsi. Naturalmente nell'ultimo decennio soprattutto questa visione è stata di nuovo rimessa in discussione e si inclina piuttosto a riproporre il rapporto tra romani e barbari come scontro di civiltà, come momento violentissimo di rottura e di cesura. Ecco, la scelta di studiare i sacchi di Roma, in particolare nel V secolo, nasce proprio da questa volontà di analizzare i diversi paradigmi utilizzati per comprendere questo secolo in Occidente, la crisi di V secolo in Occidente, la crisi dell'Impero Romano che portò poi alla fine dell'Impero Romano, ma di non dimenticare mai appunto quali poi sono le informazioni che le fonti storiografiche, letterarie, ma non solo, anche quelle archeologiche ci danno. E in particolare nella mia lettura quello che mi interessava sottolineare, è stato ben detto da Alessandro Galimberti, era che non è possibile generalizzare in maniera quasi manichea i barbari cattivi e selvaggi e i romani dall'altra parte deboli e decadenti. Questo assolutamente da sfatare. Da parte dei barbari c'è naturalmente la presenza di individui più selvaggi, del resto i sacchi di Roma sono momenti in cui effettivamente questo tentativo di integrazione salta e la città viene sconvolta, violata, violentata per certi aspetti da popolazioni barbariche, ma molti di questi barbari e alcuni protagonisti come Alarico, come Genserico, sono dei mediatori in primo luogo, sono personaggi che tentano in tutti i modi di trovare un compromesso, un accordo con le autorità imperiali. Quando questo accordo salta, viene meno, e allora in quel momento scatta, ma soprattutto per ragioni politiche, scatta una violenza efferata che tuttavia non è mai fine a se stessa, ha sempre da una parte degli obiettivi politici ben precisi e dall'altra, questo per esempio si vede bene nel sacco del 410, si tenta comunque di veicolarla. I tre giorni del sacco di Roma del 410 furono giornate terribili per la popolazione, però è evidente da tutte le fonti che ci ricordano gli eventi che Alarico stesso si impegnò per evitare i massacri, per evitare le distruzioni senza senso, e in questo Alessandro Galimberti ce lo diceva prima, un ruolo importantissimo svolse la Chiesa. La stessa cosa avvenne nel 455, quando Roma, in una situazione di grave vuoto di potere, l'imperatore era morto, Petronio Massimo, dell'esercito, delle autorità non ne sappiamo nulla, chi esce incontro all'esercito dei Vandali che sta avanzando sulla Portuense è il Papa, è Leone Magno, il quale fa un accordo, e questo ce lo dicono le fonti. Purtroppo le fonti sono poche e avare di notizie, però su alcuni dati sono molto precise. L'accordo fu che ai Vandali era data possibilità per 15 giorni di saccheggiare a propria discrezione la città, ma si dovevano evitare per quanto possibile spargimenti di sangue e devastazioni prive di scopo. Il sacco del 455, per la sua lunghezza, appunto 15 giorni, fu effettivamente disastroso per la città. Fu quello il momento in cui quello che i Goti non ebbero la possibilità di portarsi via, perché comunque l'evento fu limitato, e anche la capacità dei Goti poi di, come dire, portare via
ricchezza ingente era limitata. Ecco, nel caso dei Vandali invece noi sappiamo che in quei giorni ci fu la spola tra la città e i porti nei pressi di Roma, in particolare Porto e probabilmente anche Ostia, e navi cariche di oggetti, statue, ne parlava anche Renato Salvarani, memorie lontanissime dalla grandezza di Roma, presero il mare per Cartagine. Quindi è importante dire che i barbari svolsero spesso anche un ruolo di mediazione, o comunque diedero prova della loro volontà di integrazione nell'impero romano, non furono tutti selvaggi, e dall'altra parte, cosa che a me sta molto a cuore, i romani, vi furono molti romani che fino all'ultimo si sacrificarono per tenere in piedi l'impero, anche in una dimensione romano-barbarica, ma per mantenere appunto vivi i valori dell'impero tardo antico, ma i valori dell'impero romano, che soprattutto significano valori di unità culturale e per certi versi anche politica del Mediterraneo. Noi abbiamo personalità importantissime, Stilicone, che è un semibarbaro e che però dedica tutta la sua vita a questo impegno. Non a caso quando muore lui abbiamo il sacco del 410, abbiamo Aezio, abbiamo Antemio, ancora fino al 472, questo imperatore che veniva da Oriente e muore durante l'assedio della città, che poi culmina con il sacco, e lui è la vittima più illustre del sacco del 472. Quindi ecco, e lo stesso Leone Magno è un romano, lui agisce su un altro piano, ma anche lui ci dimostra che non possiamo generalizzare e pensare alla decadenza dei romani come e quindi pensare a una mancanza di spiriti anche capaci di coraggio, capaci appunto di impegno nel tentare di difendere un mondo che evidentemente stava invece crollando. Sono vicende che hanno inciso profondamente sulla mentalità della popolazione, sulla memoria che la popolazione ha, tanto Portapia quanto appunto le vicende dell'ultima guerra, quanto, ed è questo il filo che poi ho trovato per collegare gli eventi, quanto ad esempio il sacco gallico dell'epoca arcaica, dell'epoca cosiddetta del sacco dei Galli. Ecco, quello effettivamente, come è stato detto, è rimasto nella mentalità romana, nel paradigma di valori che i romani avevano, nella loro memoria storica, è rimasto come un incubo che poteva sempre tornare. E tornò, infatti, riferimenti durante i sacchi del V secolo a quella vicenda sono costanti e continui e proseguono anche successivamente. Ed è questo l'elemento che poi mi ha indotto, quello della memoria, del percorso della memoria, che mi ha indotto a scegliere il sacco del 1527 come tappa finale di questo mio, di questa mia indagine, di questo mio analisi. Magari lasciando meno spazio ad altri eventi drammatici come quelli che abbiamo ricordato, il sacco dei Saraceni e il sacco dei Normanni, perché il sacco del 1527 è un'epoca in cui la memoria dei sacchi di V secolo è fortissima, e anzi è un fantasma che si ripropone in maniera inquietante, perché Roma, da qualche decennio, la Roma dei Papi aveva fatto del recupero dell'antico e anche della emulazione dello spirito antico un elemento di identità sua e quindi della città di Roma e della identità stessa italiana. La Roma dei Papi, la Roma di Giulio II e Leone X è una Roma che fa di tutto per assomigliare alla Roma antica. Ecco, che questa Roma poi abbia avuto un momento di grave decadenza, di grave disagio, di distruzione attraverso un sacco organizzato poi da quelle che i contemporanei chiamano proprio i barbari del nord, così apparivano nelle antiche Necchie, le truppe imperiali, e Carlo V viene assimilato dai contemporanei e dai testimoni ad Attila piuttosto che a Genserico. Ecco, mi è sembrato veramente un elemento molto interessante in questa vicenda del percorso della memoria. I contemporanei del sacco di Roma del 1527, vivendo il dramma di un sacco che oltretutto fu lunghissimo, perché con alterne vicende durò circa un anno, ecco, ripensarono immediatamente alla parabola dell'impero romano, della grandezza e decadenza dell'impero romano che loro avevano vissuto nell'arco di pochi decenni. Avevano raggiunto l'apice dello splendore nella loro imitazione degli antichi, nel sentirsi, come dire, eredi profondi dell'antichità, e avevano vissuto anche la decadenza più profonda vivendo un sacco, esattamente come i romani della tarda antichità. Vi ringrazio.